Biblioporto nasce dallo slancio, dall'intuizione degli amministratori del municipio VIII, che conoscendo il loro territorio e conoscendo le realtà presenti nel territorio, le realtà private e le realtà istituzionali, hanno letto le potenzialità e le disponibilità di industrie fluviali e le hanno messe in contatto con l'istituzione biblioteche del Comune di Roma. E si sono incontrate queste due entità diverse, pubblico e privato, e si sono, diciamo, accordate, hanno trovato un punto di accordo nell'offrire un servizio pubblico in un contesto privato. L'interazione di un servizio come quello delle biblioteche in un contesto altro rispetto alla biblioteca è quello che adesso la cittadinanza ci chiede, perché ormai il cittadino è consapevole che sul livello di qualità dell'abitare c'è anche il servizio culturale a cui si accede, e la biblioteca presente in un contesto urbanizzato arricchisce la qualità della vita di una famiglia con bambini, arricchisce la qualità della vita di una persona di età che magari è rimasta da sola, arricchisce e dà maggiori scelte, maggiori opportunità culturali, sociali, di interazione. Agisce la biblioteca come un servizio culturale e sociale, risolve problemi come la formazione, l'informazione, ma anche la solitudine. Quindi è importantissima l'interazione tra pubblico e privato, è importantissimo che la biblioteca sia presente anche in luoghi inaspettati, e una volta conosciuto quel servizio magari la persona interessata è anche disposta a fare qualche chilometro in più in una città grande come Roma per raggiungere la biblioteca completa, no, di tutti i suoi servizi.